Salve a tutti! Continuiamo oggi il progetto della stazione saldante ad aria calda con la realizzazione dello schedino che andrà ad alimentare il filamento resistivo presente all'interno della pistola. Il circuito che andrò a realizzare è il seguente. Come abbiamo detto, l'alimentazione non è isolata dalla rete, quindi abbiamo in ingresso direttamente la nostra presa di casa, seguita dal ponte raddrizzatore e da un condensatore di livellamento. Come ponte all'inizio volevo farlo a discreti, però ho trovato in un laboratorio questo ponte già integrato, quindi preferisco usare lui per questione di comodità. Ho segnato il part number sul foglio ed è un ponte, diciamo, adatto per questa applicazione in quanto riesce a reggere 2 A RMS. Subito dopo il condensatore di livellamento troviamo la parte di potenza, ovvero che è composta dal MOS, da un diodo di ricircolo, questa volta ultra fast, ovvero l'UF4007. In questa applicazione deve essere ultra fast per un motivo. Nonostante comunque il MOS switchi a basse frequenze, intorno ai 500 kHz, c'è bisogno di un ultra fast perché la tensione ai capi del diodo è molto elevata, quindi se avesse un tempo di recupero troppo alto, quello che succede è che durante la fase di ricircolo, quando il MOS si va ad accendere, in pratica il diodo si becca un bel cortocircuito, e allo stesso modo anche il MOS, quindi onde evitare questi fenomeni altamente dissipativi che potrebbero anche distruggere i componenti. In questa applicazione il diodo di ricircolo deve essere un ultra fast. La resistenza dell'avvolgimento l'ho calcolata, dovrebbe essere intorno ai 200 ohm, quindi nel circuito che ho simulato su Spice, che poi troverete in allegato in descrizione al video, l'ho simulato con una resistenza di 200 ohm. Quindi come attivo, come abbiamo detto, userò l'IRF840, che è questo qui. È in un package TO220 ed è ottimo per questa applicazione. Per quanto riguarda invece la parte di driving del MOSFET, qui mi sono dovuto un attimo ingegnare, perché non ho a disposizione un driver adatto per questa applicazione, ovvero li ho, ma l'unico che ho è un SMD ed è troppo difficile da saldare, appunto, senza la pistola, mentre gli altri non sono a livello logico, quindi in pratica la 5V non è sufficiente per far andare in stato di on il driver, quindi in pratica il micro non è adatto. No, il driver non è adatto alla 5V del micro. Quindi ho usato questa soluzione qui, che è una soluzione abbastanza classica, ovvero sono andato a usare un amplificatore operazionale, l'LM358, come in modalità di comparatore. Quindi in pratica, già simulato su Spice, quando si vedrà arrivare la PWM del micro, che varia fra più 5V e 0, lo andrà a comparare con il livello di tensione dato da questo partitore resistivo, che è 2V, e quindi andrà a switchare l'uscita fra 0 e 12V, che viene presa dalla tensione del nostro alimentatore primario. Quest'idea è buona, ma è buona solo per applicazioni in bassa frequenza, in quanto la corrente data in output dall'amplificatore operazionale può raggiungere massimo 40 mA, e quindi è necessario mettere una resistenza molto alta fra l'output e il gate del MOS, e questo fa sì che la carica del gate del MOS sia molto lenta. È vero che non deve essere troppo veloce, ma troppo lenta in pratica
andrebbe a causare un T-rise e T-fall molto elevati del MOS, quindi in pratica va ad aumentare la dissipazione dell'attivo. Quindi se siamo in bassa frequenza, ovvero sotto i 10 kHz, in generale questo metodo può essere utilizzato. Sopra i 10 kHz, in pratica gli attivi vanno a fuoco e non è possibile utilizzare questo metodo. Quindi per questa volta questo tipo di driver risulta essere il più adatto e il più economico attualmente. Quello che andrò adesso a fare quindi sarà andare a mettere questi componenti su una PCB. Mi sono già fatto un layout di come sarà la PCB, in quanto rispetto allo schedino precedente, in corso d'opera ho installato un nuovo programma CAD sul computer, quindi adesso riesco a progettarli prima in modo da ottimizzare di più lo spazio. Ed è una buona cosa perché se no si rischia di utilizzare una 1000 fori enorme per fare qualcosa che magari ottimizzato viene molto più piccolo e ovviamente con un programma risulta molto più facile ottenere questo risultato. Quindi questo sarà il layout della nostra PCB e adesso non mi resta che andarla a saldare. Ho saldato i componenti sulla PCB. Ecco come si presentano. Come si può vedere, è uscita molto simile a quella che era il layout, non perfettamente simile, ma molto simile. E quindi quello che andrò a fare adesso sarà andare a verificare che funzioni. Lo farò comandandola già con il micro. Non darò l'alimentazione primaria, ma solamente quella ausiliaria per verificare che il MOS, in effetti switcha e che switchi in modo corretto prima di dare potenza e quindi nel caso ci dovesse essere qualche problema dei driver, con la potenza già attiva rischierei di distruggere la scheda. Ok, adesso andiamo a fare i test. Ho connesso la scheda all'Arduino ed è comandata tramite non l'uscita del PID, ma preferisco in questo momento di prova comandarla con la PWM di uscita della velocità della ventola, in modo che ho un controllo solo con un potenziometro della PWM di uscita. Ho già acceso la scheda ed ecco qui. La forma d'onda gialla che vedete è già la PWM sul gate del MOS, quindi il MOS riceve già il segnale di accensione. Quindi il livello di T-driving è buono. Ora vi faccio vedere però quello di cui vi parlavo prima, ovvero il T-rise e T-fall un po' elevati. Ho fatto una cattura delle forme d'onda utilizzando la modalità single ed ecco il risultato. Allora, la forma d'onda di colore rosa è quella in uscita dal micro, mentre le forme d'onda di colore giallo e azzurro sono rispettivamente quella sul gate del MOS e quella prima della resistenza, quindi direttamente in uscita dal driver, uscita dell'amplificatore, che sarebbe questa qui, sono perfettamente combacianti. Quindi, come potete vedere, il T-rise e il T-fall sono quasi di 30-40 microsecondi. Quindi sono abbastanza elevate, sono enormi. Quindi adesso andremo a fare dei test e spero che non siano troppo elevate, quindi che il MOS non si surriscaldi troppo. Ecco qui il setup di misura. Quindi abbiamo sempre lo schedino
collegato al micro per il controllo. In uscita ho messo una lampadina da 100 watt perché ancora non posso utilizzare la pistola in quanto non essendo completo tutto l'apparato rischierei di squagliare il filamento, quindi uso come carico simulativo questa lampadina. Ho connesso le sonde all'oscilloscopio. Quello che vedremo sarà appunto in giallo la PWM sul gate del MOS, mentre in colore azzurro vedremo la tensione sul drain del MOS. Ho collegato la scheda al variac in modo che possiamo salire pian piano. Vi ricordo che per poter effettuare questa misura il variac deve essere isolato, infatti non so se sentite il trasformatore di isolamento. Se non fosse così, collegando le sonde alla scheda si farebbe un corto, perché ovviamente il variac non può essere collegato direttamente alla presa, tutto il discorso che abbiamo fatto anche negli scorsi video. Quindi vi raccomando, se dovete fare queste misure, non collegate il variac alla presa mentre è connesso l'oscilloscopio, perché sennò c'è un corto dentro l'oscilloscopio, con la tera dell'oscilloscopio, e rischiate di romperlo. Quindi questa cosa si può fare solo se il variac è collegato al trasformatore di isolamento. Bene, adesso inizio a salire con la tensione e vi faccio vedere quello che succede. Ho impostato il duty sul 50%. E quello che voi vedrete sarà la forma d'onda sull'oscilloscopio e la lampadina che si accende pian piano. Inizio a salire con la tensione. Siamo a 50 volt e la lampadina si accende. Si può vedere chiaramente la forma d'onda sinusoidale. Siamo a 100 volt. Diminuisco la scala. Ok. Non posso salire più di 180 volt perché le sonde sull'oscilloscopio sono massimo 300 volt, quindi non ho messo un partitore resistivo. Sono a 180 volt di ingresso RMS e mi fermo qui perché non voglio rovinare le sonde. Ok, ora provo a variare il duty. Ho quindi vado su un minimo, vedete che il duty sta diminuendo, quindi la luminosità cala e adesso vado fino al massimo. Ecco qui, luminosità massima, in pratica il duty è quasi pieno. Quindi si vede chiaramente che il circuito funziona. Funziona fino a 180 volt, ma adesso stacco le sonde e arrivo fino a 220. Quindi devo staccare la sonda viola. No, la sonda azzurra. Ho staccato la sonda e continuo a salire. Duecentoventi volt. Il circuito funziona. So che non potete vedere il numero, ma siamo a 220 volt. Adesso provo
di nuovo. Ok, il circuito funziona. Terminata la prova, sono andato velocemente a misurare la temperatura del MOS. Era freddo. L'ho misurata toccandolo con le dita, ovviamente dopo aver staccato l'alimentazione. Era gelido, quindi riesce a trasportare, a gestire 100 watt senza dissipatore, rimanendo freddo. Nonostante quei tiraj settifoldi 40 microsecondi, ci riesce benissimo. Ovviamente, ripeto, perché siamo a una frequenza di 1 kHz, quindi a questa frequenza le perdite switching sono bassissime, e quindi questa modalità di driving può essere la migliore a livello economico, quindi si può fare in questo modo. Ricapitolando dunque, anche l'ultima parte che ci mancava risulta funzionante, quindi lo schedino può essere utilizzato. Nel prossimo video, quindi, non ci resta altro da fare che assemblare tutte le parti che abbiamo visto in precedenza e fare la prova finale, ovvero che l'assemblaggio di queste parti funzioni correttamente e quindi possiamo terminare il progetto della pistola saldante d'aria calda. Per questo video è tutto. Alla prossima!